Le due associazioni, Pigreco e A Mani Libere, hanno ricevuto un finanziamento regionale che permetterà loro di ampliare i servizi di doposcuola e sostegno ai giovani studenti faentini con difficoltà d'apprendimento. Si tratta di un doposcuola, diciamo un gruppo di aiuto compiti dedicati ai ragazzi della scuola secondaria inferiore, le scuole medie, diciamo semplicemente, e in particolare per i ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento, i DSA. Un fenomeno potremmo dire relativamente nuovo, ma che in Emilia-Romagna in realtà colpisce circa il 3% degli studenti, quindi comunque da non sottovalutare. Ragazzi con difficoltà molto importanti per quanto riguarda riuscire a leggere, scrivere, fare calcoli in matematica, e che per loro, diciamo, la scuola diventa veramente una grossa fatica, i compiti a casa quasi un incubo, potremmo dire a volte, perché non hanno gli strumenti giusti per affrontarli. Da qui le due associazioni, A Mani Libere e Pigreco, hanno deciso insieme di fare un progetto per fornire ai ragazzi degli strumenti utili e diciamo delle tecniche di studio per poter affrontare al meglio i loro pomeriggi. Quindi gli si insegna ad esempio a fare mappe concettuali, a fare schemi, a prendere appunti attraverso il metodo di Cornell, gli si insegna a programmare i propri pomeriggi, quindi da dove cominciare, come dare priorità alle loro materie. Il gruppo è piuttosto piccolo poi, noi abbiamo cominciato a ottobre di quest'anno, al momento il doposcuola è quasi pieno in realtà in quanto iscrizioni, per cui stiamo pensando di aumentare il numero di stanze e di insegnanti a disposizione perché ci siamo resi conto che la richiesta è molto forte.